Deeper è senza dubbio una delle aziende più all'avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti e accessori da dedicare alla pesca. E oggi entra quindi sul mercato anche italiano una nuova creazione di casa Deeper, il Deeper Chirp 2. Un prodotto sicuramente innovativo che va ad aggiungere alcune caratteristiche al già completo Chirp Plus, perché va, diciamo, a coprire ulteriori esigenze dei pescatori. Ma andiamo in ordine, partiamo dall'estetica. Io generalmente do poca importanza a quella che è l'estetica di un prodotto, preferisco quella che è la sostanza, ma lasciatemi dire che questo colore a me piace tantissimo. Un color sabbia con dei dettagli, delle finiture nere che rendono il prodotto molto semplice ma molto accattivante anche a livello estetico. Andiamo a scoprire cosa si nasconde all'interno del Chirp 2. Allora, la tecnologia di scansione è la stessa tecnologia del Chirp 1. Ci sono quindi tre frequenze e tre coni selezionabili con angoli da 7, da 20 e da 47 gradi di scansione. La separazione dei dettagli sul fondale è un qualcosa di straordinario, perché la separazione del cono di 7 gradi, quindi del cono più stretto, permette di individuare dettagli con una separazione del fondale di 1 centimetro. 2,5 centimetri è invece la separazione dei dettagli del cono da 20 e da 47 gradi. Parliamo quindi di dettagli di scansione che sono più che sufficienti per un carpista e per qualunque pescatore, perché parliamo di un prodotto che permette quindi di avere una scansione del fondale in modo pressoché identica a quello che è la realtà. La scansione parte da 15 cm di profondità e arriva fino a 100 metri. E per quanto riguarda il carp fishing, sono naturalmente profondità che non andremo mai a utilizzare, ma comunque questo prodotto vi permetterà anche di raggiungere profondità sufficienti per qualunque tipo di pesca. 100 metri è anche la distanza massima di connessione quando utilizziamo il Chirp 2 da riva. Io non ho questa esigenza perché, come vedete, come sapete, lo utilizzo principalmente da barca e devo dire che per me ha sostituito interamente quelli che sono gli ecoscandagli, come vi ho già detto. Io utilizzo ormai solamente Chirp e da quando utilizzo questo Chirp 2 sono ormai diversi mesi, noi in Italia che lo stiamo provando, devo dire che la qualità è senza dubbio aumentata e l'azienda ha fatto un gran passo avanti. Andiamo avanti e vediamo alle principali differenze con il Chirp 1. Allora, questo Chirp 2 è stato ulteriormente migliorato nel software per combinare alla perfezione anche una lettura automatica del passaggio da acqua alta a acqua bassa. Che vuol dire? Vuol dire che spesso noi, quando ci troviamo a scandagliare ambienti e passiamo nei vari scalini, chiamiamoli plateau, che passano magari da 4-5 metri di profondità, salgono fino a un metro, il Deeper Chirp classico non combina i coni di lettura. Il Chirp 2 è in grado, attivando una funzione all'interno dell'applicazione, di combinare anche i coni di lettura. Che vuol dire? Vuol dire che noi avremo sul passaggio da acqua alta ad acqua bassa e viceversa una lettura del fondale, quindi un grafico di lettura molto più regolare, e i coni, l'ampiezza del cono di scansione andrà ad adattarsi perfettamente per farvi leggere, per farvi avere un'esperienza di scansione il più possibile migliorata rispetto all'uno e quindi il più possibile dettagliata. Questa funzione è molto utile perché ci permette di individuare più facilmente quelle che sono le zone di interesse e di avere una lettura più regolare e uniforme del grafico di scansione, quindi del fondale, sul nostro smartphone. Anche il Chirp 2 mantiene le stesse caratteristiche di peso e di dimensioni del Chirp Plus 1, ma veniamo alla batteria, che è sicuramente, insieme alla scansione automatica, la novità migliore introdotta sul Chirp 2. Se sul Chirp 1 avevamo una batteria di 950 mAh, qui è stato fatto un grande passo avanti, perché mantenendo le stesse dimensioni e lo stesso peso arriviamo ad una batteria di ben 1300 mAh. Tradotto in durata vuol dire che se prima avevamo un utilizzo col Chirp 1 di 6 ore e mezzo con GPS attivo e all'incirca 8 ore con GPS spento, sul Chirp 2 siamo arrivati a ben 9 ore di utilizzo con GPS attivo e addirittura 15 ore di utilizzo con GPS spento. Questo vuol dire che per chi come me pesca utilizzando principalmente l'imbarcazione, utilizza il GPS dello smartphone,
il CIRP 2 arriverà a 15 ore di scansione, ma non è tutto, perché qualora dovessimo finire la batteria sul nostro dipper, il CIRP 2 è dotato di ricarica rapida, vuol dire che con neanche un'ora di ricarica arriviamo già all'80% di batteria e possiamo riutilizzare tranquillamente il nostro dipper. Per quanto riguarda la batteria, il CIRP 2 ha fatto un notevole passo avanti rispetto al CIRP 1, e per chi si trova fuori a pesca, specialmente nel carp fishing, per più giorni, poter avere una batteria garantita di ben 15 ore di scansione è un qualcosa di veramente straordinario. Il CIRP 2 arriva in vendita con una confezione in cui troviamo all'interno già il cavo di ricarica, una custodia in neoprene per poterlo trasportare in tutta sicurezza, una cover supplementare fluorescente da poterle utilizzare anche la notte grazie alla modalità notturna, quindi con LED acceso all'interno del dipper e quindi visibile attraverso la cover fluorescente, e due ganci per poter utilizzare il dipper sia con fune di sicurezza, come lo faccio io da barca, che da lancio. Ma non è tutto, perché acquistando un dipper CIRP 2 avete la possibilità di accesso gratuito alla nuovissima piattaforma Lakebook Premium. Lakebook Premium è una piattaforma online dove vengono raccolti i dati delle batimetriche di moltissimi ambienti presenti in tutto il mondo. Siamo arrivati già ad oltre 50.000 ambienti scansionati con dipper e quindi che hanno una batimetrica presente all'interno di Lakebook. Con Premium voi avrete accesso a tutti questi ambienti, e di questi ambienti oltre un migliaio sono presenti in Italia, e quindi potrete studiare, analizzare anche da casa l'ambiente di pesca che state andando ad affrontare se non ci siete mai stati. L'accesso attraverso la piattaforma avviene attraverso il numero di serie del dipper, che lo trovate all'interno del dipper del CIRP 2, e vi consentirà per 3 mesi di avere accesso a tutti questi dati, che sono poi in costante evoluzione, in costante aggiornamento. Contiamo entro la fine dell'anno di riuscire a coprire gran parte delle acque italiane, quindi di potervi fornire le batimetriche di molti ambienti italiani, quindi voi potrete, prima di andare a pesca, studiare la batimetrica del lago, e questo è molto importante perché vi permetterà di sapere in anticipo, di individuare in anticipo la zona dove piazzarvi, la zona dove magari pensate che si muovano le carpe. Lakebook è un qualcosa di straordinario, da quanto ho imparato anch'io a utilizzarla mi trovo veramente meglio quando devo andare ad affrontare posti nuovi, ma posso già contare su conoscere quello che è il fondale realmente dell'ambiente che sto andando ad affrontare. Per accedere alla piattaforma è sufficiente accedere al sito Dipper, oppure potete accedere attraverso l'applicazione e poter visualizzare tutte le mappe batimetriche degli ambienti che sono stati scansionati anche in Italia. Che altro aggiungere? L'azienda è in continua evoluzione, quindi anche l'applicazione viene costantemente aggiornata, costantemente sviluppata, e acquistando Dipper avrete un prodotto che resterà sempre quindi all'avanguardia. Questo CIRP 2 mi accompagnerà da qui in futuro in tutte le sessioni, già l'abbiamo utilizzato, già l'abbiamo provato, e i due punti di forza principali, quindi la lettura automatica del fondale in base alla profondità e la batteria che ha una durata straordinaria, sono delle peculiarità che pochi ecoscandagli possono vantare. Ormai il dipper non è più un ecoscandaglio da lancio, ma come me in molti lo stanno utilizzando per sostituire il proprio ecoscandaglio e per utilizzarlo come ecoscandaglio principale anche da barca, perché vi ripeto, un ecoscandaglio come questo non ha più nulla da invidiare a più classici ecoscandagli, di cui anzi ne migliora quello che è la possibilità di trasporto, perché questo lo mettiamo in tasca, 15 ore, affidabilità di scansione, compatibilità con Lakebook, e quindi creare un proprio database degli ambienti che si affrontano, in cui potete selezionare i punti GPS che voi salvate, quindi punti di interesse, e condividerli con altri utilizzatori dipper. Che dire, costante sviluppo, e sinceramente non so dove l'azienda si fermerà, perché già col dipper CIRP 2 abbiamo raggiunto livelli impensabili fino a qualche anno fa.
Che dire ragazzi, io ora vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video, sia del nostro tour Noi Siamo Solo Pescatori, che prossimi video recensioni dei prodotti CIRP 2, e il prossimo video vi farò vedere l'utilizzo del CIRP 2 direttamente in pesca. Ciao ragazzi!